Ciao a tutti da Toyo Boyo. E Tony Dice. Oggi continuiamo con il nostro giochino della Medda. Ovvero Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter e la Hermione filosofale. Va bene. Hermione filosofale. Quindi, oggi allora, per iniziare il video facciamo subito un saluto e ad Angela, che sicuramente ci starà seguendo. Buona giornata anche a te, stronza. Come? No, dicevo una tipa, non ad Angela. Non Angela, ciao, grazie che ci segui. E a Tati. È così grande che faccio fatica a cosa? Cosa stai facendo tu? Cos'è così grande? Sei una bambina di 11 anni e sei appena arrivata ad Hogwarts. Non dovresti dire certe cose. Avarz. Allora, in pratica abbiamo appena finito la sfida Flippendo e la lezione sul manico di scopa. E così possiamo andare sul menu principale a fare altre lezioni sul manico di scopa. E quella dove castriamo tutto Hagrid. Tutto uguali. Hagrid è felice perché l'abbiamo castrato nell'episodio primo. Bello. Qua adesso se rompiamo le palle alle statue ci tirano fuori gli spadoni e ci ammazzano. Va bene, abbiamo capito. Fino a 3 mi pare. Di merda. Non proprio niente. Vabbè, in pratica qui c'è la sfida all'Omora, visto che Tony ha fatto una merda con la sfida Flippendo. Adesso vi mostro la mia tecnica. Bellissima tecnica. È che in questo zogo che la prima sfida che te fa, cioè il primo livello, non te lo puoi perdere, cioè se te lo perdi te lo devi rifare. Ah sì, mi ricordo. Sì. Io adesso vi mostrerò la mia personale tecnica per superare i livelli di questa cosa. Che originalità, forma di chiave! Sì, appunto. Dopodiché rilascialo. Rilasciamo? Ecco, io facevo sempre così. Are you fucking kidding me? Se funziona giuro che bestemmio in aramaico antico. Il punto è che come passa il tempo è sempre più difficile. E però così ti dà un sacco meno punti. Infatti non funziona mai. E beh, che ovviamente non ho usato il mio mouse, ma ho messo il mouse del Tony. Giusto per incasinare le robe. E quindi non so, tipo. Boh, 50% almeno qua. Sì, boh, adesso perderemo subito perché non ho coglioni. Merda! Un'altra cosa che secondo me è assoluta. Sono sicura che puoi fare di meglio. Sì, ad aprirti. Troia. Fantastico, Harry. Sono sicura che il professor Vizio. Lascialo dire al professor Vizio, sennò. Cioè lei ha dato 5 punti alla casa senza avere i privilegi del professore. Fai un altro tentativo. Che poi cosa che fa il giro e poi zac. Oh, c'è il tempo. Ma sì, ma guarda cosa succede. Se io clicco e poi mollo, ho finito. Perché l'hai fatto? Credo che dovrai esercitarti un po' da solo. Perché mi hanno rotto i coglioni. Va bene. Sì, ma intanto l'incantesimo funziona uguale comunque. Va quindi bene, non è 5 punti per sempre verde. Qualche minuto prima che inizi la lezione di e noi gireremo per qualche ora senza arrivare in ritardo. È chiusa magicamente. Sì. Lancia l'incantesimo Halo Omora per aprirla. Beh, quindi noi praticamente il professore ha chiuso con la magia la porta in modo che noi non entriamo. E cosa succede? Noi andiamo là con Halo Omora, apriamo la porta e sfondiamo nelle classi. Esatto. È bello notare come la musica è 10 volte più alta rispetto al parlato. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Ah, non mi dà Halo Omora là. Che poi non è nemmeno difficile trovare i punti, come si dice? Che ne sei due? A parte che ce ne sono due, ma l'incantesimo viene dato da solo, quindi basta cliccare e spawnare così a ciccio. Va bene. Ecco, qui abbiamo una figurina cicci e cazzi famosi. Chi è questa? La nonnina morta? Già. Abbiamo perso un po' di vita, non so come. Cosa che penso sia leggermente impossibile perdere all'inizio vita. A meno che non facciamo i coglioni e cadiamo giù. E poi ce lo dice anche lei, prova con la libreria. Se hai finito di compiacerti, Harry, dai un'occhiata a quella cassa magica. Non so, io credo che questo qui voleva essere un'allusione al fatto che c'è lo specchio, eccetera, eccetera. Però non ha alcun senso. Vabbè. Bel lavoro. Allo, merda. Mettiamo se qua davanti. Pam in faccia. Queste gelatine si spiatella bene in muso. Bei morti. Ecco. Beh, noi passiamo attraverso i varchi temporali. Ma adesso in poi tipo ogni porta sarà da aprire in questo modo. Che coglione. Già. Anche i quadri si aprono in questa maniera, sì, perché. Lesdf, cazzo.
Intanto andiamo a saccheggiare i tesori di Grifondoro, di Madame Merlino e di quell'altro. Ogni santa porta, come se fosse divertente usare sempre lo stesso incantesimo. Oh, allagate, stronzi. All'incantesimo, all'omora. Vediamo qua. Cosa era qua? Non so, ma se deve non piegarsi. Spero bene. Come se fossimo sulla... No. Leroy, mi sono anche fatto male. No, non si è fatto male, per fortuna. Vabbè, insomma, eviteremo di andare in ogni santa stanza di sto posto, giusto, perché insomma... Giusto. Due, tre persone, quattro, cinque? Io sono sei. Il professor Vizius. Oggi Vizius, vi no Vizius, Vizius. Leviosa. Un altro incantesimo, due occasioni di fare il doppio. Viper Vendetta, no. Ah no, viva Viper Vendetta. Sì. Tieni premuto il pulsante del mouse. Ma viva sto qua, dai. Dopodiché, rilascialo. Che fantasia, però. Wingardium Leviosa, viva. E poi questi disegni, nemmeno metterli in ordine di difficoltà, no? O in ordine alfabetico. Ecco, qua facciamo anche un altro giro. Penso che ti cavi dei punti. No, no. Nel senso, prima c'è una spirale che boh, voglio dire, non c'è neanche un troppo dritto, ma che coglioni! Che coglioni, ti ho godito della sal prima! Devi essere più attento, Potter. Non è questo. Ma veramente tu non mi hai insegnato niente. Tu mi stai dicendo di fare un incantesimo che io non ho mai visto in vita mia, che non so neanche che cazzo potrebbe fare, se non tipo una vada che dava a uccidere a mezza scuola. Spoiler. Vabbè. No! Ciao, sono Fleso! Sei il tuo mouse che sei Fleso! Ma no, te sono un cazzo del Fleso! Te vuole un capinto? No, due, col muro anche! No, no. Les fa almeno 53, dai! Ecco, e quindi stavo dicendo, ah sì, che prima che avevamo una spirale tutta storta, bella, difficile. Poi il ciccio. Questa volta cerca di essere leggermente più veloce. No. Sì, vedi come sono più veloce. Mona. Ah, ma da che davra! Solo la versione corretta dell'incantesimo può funzionare. Non sono ancora bravo con ma no, guarda, mi pensavo che agitando e colpendo anteloccio il professor funzionasse. Vabbè, poi dicevo, avevamo la la serratura che boh, almeno c'erano dei tanti denti e questo qui due linee, insomma, quindi. Pare che la prossima cosa stava fluttuando nel vuoto? Sì. Oddio. Poi lascia sempre gli altri studenti lì a cazzo. E quegli altri devono aspettare che Potter vada a fare la sua sega. Su quella statua. Dopodiché non c'è nessuna statua. È vero. Vabbè, vedi. Quale statua? Questa cosa. Questa cosa si muove con il mouse. Quindi visto che io ho il mouse un po' lesdf. Ecco. Vabbè. Ciao. Bravo. Adesso vai e raccogli le stelle. Che coglione. Ci vediamo quando hai finito. Buona due ore più tardi. Non ho mai provato a vedere cosa succede se non raccogli neanche una stella. Proviamo? Penso che venga un errore di gioco e un bug 3.1. Sì, bello, il calderone che si bugga su di noi. Come se fosse una cosa normale. Ha cambiato la musica. Oh, no, oddio, no, mazzili! Tiri una vada. Te gara Uchan. Accio. No! Wow, so close. You are fucked, mi pare che se stai tanto tempo nella stessa stanza, loro prima o poi si ripigliano. Sì. Però ci vuole parecchio. Sì, mi ricordo, sì. E stessa cosa con i dissennatori che troviamo poco più avanti. Cosa? No. What? Devo ciapparla. Mi sa di sì. Ciappila prima che arrivi i troll. No. Te l'ho detto me. Leroy! Ah, gli avevo salvato. Boh, qua se puoi ciappare due cicci e tre luganiche. Allo merda! Ma noi la saremo tutto per strada, mi sa. Ole. Sale da solo anche in queste situazioni del ciccio. Del ciccissimo. Oddio, che è questo chi sa? H sodomitato. Allora, c'era qualcosa da fare prima. Sì, mi penso che bisognerà spostare questo. Eccolo. Oddio, cosa sera di Drio. Un H selvatico. Ben fatta. Stupendo. Che poi ogni volta che si apre qualcosa c'è sempre la schermata che dice: ehi, guarda, si è aperto questo, sei deficiente. You don't say? Cioè, è a 3 centimetri da te. Nintendo. Dì, non sta matto a quel povero troll. Che poi arriva il WF per i gnomi. Chi sta godendo in quella maniera bestiale? I gnomi quando muoiono, cioè... Godono. Come se sto mando proprio... Last. Si può usare anche le freccette, è più facile. Are you ladyfair? Yeah. Ben fatto.
Senga cambia. Chi l'avrebbe mai detto che bisognava farli tutti e due? Ma no, guarda. Mettiamoci qua. Perché se ti metti troppo lontano, ovviamente non funziona. E non ci si può spostare mentre vingardi il levioso. Il mafioso. Vabbè. Lo avevo davanti, questo non gioco, c'era necessità in di. In principio l'avevano creato perché aveva problemi di cervello. No, io credo che in realtà ci sia un unico grande problema di questo gioco. Prendi la stella, dai. Ah, no, dai, dopo ne da punti. Vabbè. Che ci sia un unico grande problema in questo gioco. No. Ossia che sulla confezione è scritto dai 3 anni in su. Sì. Secondo me l'errore è che non è dai 3 anni in su, ma è dai 3 anni in giù. Mi immagino questo lattante dei pochi mesi che zoga questo zoo quanto penso, possa fare. Sicuro più probabile tempo di H. Va bene, grazie. E anche se stai guardando questo video muori, fai un favore al mondo. Salta. Yeah! Ma che bello! Ma siamo intelligenti quanto una caraffa piena di merda. True story. Però non è una caraffa piena di merda. Che cazzo state? Yes! Harry, dove sei? E due. Quindi se avete piacere lasciate un commento, un mi piace, un'iscrizione al canale, ci fa sempre piacere. Un saluto da Tony 12 e Toyo Boyo e H una medda. Ciao a tutti. Alomora.